Yay! George preferisce le fragole. Frullati! A qualcuno andrebbe un frullato di frutta? Buongiorno, signorina Coniglio. Che cos'è un frullato di frutta? È una bevanda fatta con la frutta. Ti va di provarne uno? Sì, magari. Io vorrei un frullato fatto con le mele. Certamente, però in genere ci si mette più di una varietà di frutta. Sì, va bene. Allora voglio mele, lamponi, banane... e altre mele ancora. Un frullato di mele, lamponi, banane e altre mele ancora. Ecco a te, Peppa. Proprio squisito. Vorrei un frullato anch'io, per favore. E anch'io. Anche io. E anch'io. Uno alla volta. Che frutti vuoi che metta nel tuo frullato, Pedro? Io non lo so. Sei libero di scegliere ciò che vuoi. E va bene, io lo voglio di formaggio. Ma Pedro, il formaggio non è mica un frutto! I frullati si fanno con la frutta o con la verdura! E va bene, allora lamponi e mirtilli e more e anche uva spina! Te lo preparo subito! Un po' di lamponi, un po' di mirtilli, un po' di more e un po' di uva spina! Un bel frullato per tutti! È squisito! E tu cosa vorresti nel frullato, piccolo George? Le fragole! Ma George, non si può fare un frullato mettendoci soltanto le fragole! Che ne diresti di aggiungere anche dell'ananas, George? No! Forse George vuole provare il frullato dei dinosauri! Ha detto frullato dei dinosauri? Certamente! È un frullato fatto apposta per i dinosauri! Dinosauro! Vediamo un po'! Un po' di questa, una di queste, un po' di questi e un po' di questo! Perché non vi unite a noi, famiglia Pig? Abbiamo abbastanza tè per tutti. Mi sembra una buona idea. Grazie, signor Toro. Ha un bellissimo servizio da tè, signor Toro. Grazie, Peppa. È di porcellana cinese ed è molto delicato. Al signor Toro piace la porcellana cinese. Bisogna stare molto, molto attenti con la porcellana cinese. E perché? La porcellana cinese si rompe molto facilmente. Ecco perché io sto sempre... Oh no, il signor Toro ha rotto la sua teiera. Oh, che peccato! Forse l'ho appoggiata con troppa violenza. Non ho mai avuto il senso della misura. No, non abbia paura, capo. L'aggiustiamo con la malta. Oppure con la sparachiodi. No, non credo proprio che vadano bene. Avrei un'idea. La signorina Coniglio ha un negozio di porcellane. Forse lei può aggiustarla. Sì, tantissime grazie, mamma Pig. Ci vado subito, seguitemi. Possiamo venire anche noi due? Certo, tutti a bordo! Il signor Toro si dirige verso il negozio di porcellane, che è di proprietà della signorina Coniglio.
Eccoci arrivati! Buongiorno, come posso aiutarvi? Ah! Un toro nel mio negozio di porcellana! Buongiorno, signorina Coniglio! Guardi, ho spaccato la mia teiera di porcellana cinese! Oh, che peccato! Si può aggiustare, secondo lei? Vediamo un po'. È ridotta piuttosto male. Quanto mi dispiace, era bellissima. È vero, ma credo di poterla riparare. Che fortuna, possiamo aiutarla? Ma certo, Peppa. Allora, questi due frammenti vanno uniti insieme. Aggiustare la teiera è un po' come fare un puzzle. Ben fatto, Peppa. Motore Papa Pig. Deve cominciare a pedalare. Oh, ho capito. Bene, reggetevi forte. Il pedalò è una specie di bicicletta sull'acqua, papà. Che bello pedalare sul lago con il sol. Su, dai, papà, resisti, perché sei tu il motor. Arrivano anche Emily Elefante e la sua famiglia. Signorina Coniglio, vorremmo noleggiare una canoa, per favore. Ma prego. A loro piace molto andare in canoa. Pronti a remare? Sì, papà elefante! Allora si parte! Buongiorno, signorina Coniglio! Arrivano anche Danny Cane e suo papà, Capitan Cane. Vorremmo noleggiare una barca. Come no? Abbiamo canoe, barche a vela oppure pedalò. Non mi sono certo fatto nome navigando per oceani tempestosi per finire a sguazzare su un semplice pedalò. Noleggeremo una barca a vela. Vuole che le spieghi come funziona? Lei vorrebbe spiegare a me come funziona? Io sono Capitan Cane. Ruff. Salta a bordo, Danny, issa l'ancora. Prendiamo il largo. Agli ordini, Capitan Papà. Ciao, Peppa, noi andiamo in barca a vela. Noi andiamo in canoa. E noi pedaliamo. Guardate, un'isola. Fermiamoci a fare un picnic. Evviva! Oh. L'isola è un po' troppo piccola per fermarci a fare un picnic. Possiamo fare il picnic a bordo del pedalò? Qualcuno vuole un panino? Sì, sì, grazie! Vuole un po' di pane, signora Papera? Alla signora Papera piacciono molto i picnic. A tutti piacciono i picnic. Annuncio per le barche numero 1, 2 e 3. È ora di rientrare! Ha detto barche 1, 2 e 3, sono le nostre! Eccomi! Sono sicura che in questo cesto troverete qualcosa di adatto! Peppa trova un cappello a cilindro. Danny Cane trova dei pantaloncini a pois e dei baffi finti. Pedro trova un costume da pagliaccio. Qualcuno vuole essere truccato? Io, grazie! Voi che artisti del circo volete fare? A me piacerebbe fare il pagliaccio. Per fare il pagliaccio ti occorre un costume da pagliaccio. Va bene, allora il pagliaccio lo farai tu. Io invece voglio fare il sollevatore di pesi. Va bene, Danny, farai il sollevatore di pesi. E io voglio fare il giocoliere. Ma il giocoliere volevo farlo io. Brava! D'accordo, il giocoliere lo farai tu. Nonno Pig! Purtroppo a me non è rimasto niente da fare. Come no? Tu puoi fare il direttore del circo. Hai anche il cappello a cilindro. E che cosa fa il direttore del circo? Il direttore del circo comanda su tutti. Evviva! Allora io sarò il direttore del circo. E che cosa devo fare? Devi dire, benvenuti nel mio mirabolante circo. Vedrete imprese impossibili, super straordinarie e meravigliose di questi artisti abili e coraggiosi. Siete benvenuti nel mio circo. Vedrete cose mirabolanti. Gli ospiti del ricevimento sono arrivati. Buongiorno a tutti. Vi abbiamo preparato una sorpresa. Il tendone ospita un circo. Benvenuti, signore e signori. Benvenuti in questo fantastico circo. Per cominciare, sono orgogliosa di presentarvi la terrificante Candy Gatto! Grrr! E adesso ammirate George, Richard ed Edmond in sella ai loro tricicli!
deve rimanere qui per fare la guardia alla nave dei pirati. Resto io, farò io la guardia qui. Mi raccomando, se si avvicina qualcuno, tu grida Alt! E poi chi va là? Alt! Chi va là? Molto bene! E adesso andiamo a caccia di tesori! Urrà! A Danny Cane piace molto fare il pirata. Urrà! A tutti piace fare i pirati. Urrà! Pirati noi siamo, per mare navighiamo, in cerca del tesoro, alla belva già andiamo. Danny trova una pigna. Ecco il tesoro! Peppa trova una conchiglia. Ecco il tesoro! Susie trova un vecchio pezzo di corda. Il tesoro! E Freddy trova un sasso. Ecco il tesoro! Penso proprio che mi farò un bel sonnellino. Pedro si toglie sempre gli occhiali prima di dormire. Facciamo un agguato a Pedro! Sì! Danny, Peppa, Freddy e Susie vogliono spaventare Pedro. Ma tu ti eri addormentato? Ecco, è vero. Scusatemi. Sei fortunato che noi siamo pirati buoni. Abbiamo portato dei tesori. Bravi! Mettiamoli nello scrigno del tesoro. Adesso dobbiamo andare a seppellirlo. Sì! Io preferisco restare qui. Faccio la guardia alla nostra nave. Sì, va bene, pirata Pedro, ma stavolta cerca di non addormentarti. Obbedisco, capitano. All'arrimaggio! I pirati vanno in cerca di un luogo dove seppellire lo scrigno col tesoro. Oltrepassano la collina, girano intorno a un cespuglio. Forza, seppelliamolo qui! Nonno Coniglio, come ha fatto ad andare fin sulla luna? Ho volato a bordo di un razzo. In un razzo così piccolo? Questo è solamente un modellino. Il razzo che mi ha portato sulla luna era gigantesco! Siete tutti capaci di contare fino a 5? Sì! 1, 2, 3, 4, 5! Ma siete bravissimi! Però quando si va nello spazio, si fa il conto alla rovescia! 5, 4, 3, 2, 1... E poi bisogna gridare! Pronti al decollo! Più forte che potete! Pronti al decollo! Non ho sentito! Gridate più forte! Pronti al decollo! Vroom! Ed eccomi là, in volo nello spazio! Fino a che sono atterrato sulla luna! Era così bello lassù! Sono rimasto senza parole! Che bella storia! Voi lo sapevate che sulla luna si può saltare molto in alto? No! Quanto in alto? Tanto, perfino più di una casa! E perché si riesce a saltare tanto in alto sulla luna? Perché la forza di gravità sulla luna è minore. Proprio così, bravo. Scommetto che tu sei il primo della classe. Sì, Edmond Elefante è il primo della classe. Mi sentivo un po' solo lassù. Con me c'erano solo la luna e le stelle. E sapete qual è stata la cosa più straordinaria? Allora, qual è stata la cosa più straordinaria, nonno Coniglio? Deve gridare più forte! Perché nonno Coniglio non parla più? Che disdetta! Nonno Coniglio è rimasto senza voce. Arriva George. Non ti avvicinare, George! Sto lavorando, faccio un profumo. Puoi guardare se vuoi. Prima raccolgo un bel fiorellino profumato, con i petali bene aperti. Poi lo metto nel mio bicchiere d'acqua. Fermo, George! Non devi mettere l'erba nel mio profumo, hai capito? Perché deve assorbire il profumo dei fiorellini. Odora? A George non piacciono i fiori profumati. Nonno Pig è nel suo orto aromatico. Nonno, nonno, mi fai un favore? Annusi questo? Ha lo stesso odore dell'acqua stagnante. Sai, no,
nonno, è il mio profumo speciale. L'ho fatto con tutti i fiorellini del vostro giardino. Oh, certo! Mi ero sbagliato. Questo è il miglior profumo che esista al mondo. È vero. E a te piace, George? No, a George non piace per niente il profumo dei fiorellini. E allora prendi questo secchiello, George. Tu potresti fare un profumo con qualcos'altro. Io ho molte piante dal profumo delizioso qui nel mio orto aromatico. Questo è il rosmarino. Lo uso spesso in cucina. Un profumo molto interessante. Questa invece è menta. E infatti odora proprio di menta. E questa è la pianta di lavanda. Questa odora proprio come il profumo di Nonna Pig. Perbacco, io sento un fortissimo aroma di lavanda. Ah, sei tu, Nonna Pig. Hai un ottimo profumo. Ti ringrazio, Nonno Pig. Nonnina, nonnina, senti questo odore. Danny Cane si occupa del microfono. Donate dei soldi per il nuovo tetto della nostra scuola. Emily Elefante vende oggetti di ogni tipo. Da questa parte, da questa parte! Qui potete trovare di tutto e di più! Quanti oggetti hai, cara Emily Elefante? Ci vorrà una giornata intera per venderli tutti. Ecco il signor Volpe. Qui ci sono cose molto interessanti. Palloncini! Bellissimi palloncini! Gradisci un palloncino, Madame Gazzella? Mi piacerebbe comprarne uno rosso. Quant'è, Pedro? Quanti soldi ha nel borsellino? Oh, che sciocca! Stiamo raccogliendo soldi per il tetto della scuola. Guardi, Madame Gazzella! Sono già riuscita a dare via tutto quanto! Ma è meraviglioso, Emily! Quanti soldi sei riuscita a raccogliere? Come soldi? Non hai ricevuto dei soldi per la tua mercanzia? Non ne ho avuto bisogno! Il signor Volpe ha portato via tutto per niente! Fatevi truccare il viso! Susie Pecora si occupa del trucco per il viso. Buongiorno, cara Susie. Mi trasformi in un leopardo, per favore? No, io so fare soltanto i frutti. E va bene, posso essere un... Una frogna! Ecco, viola! Peppa si occupa della pesca della fortuna. Accorrete! Accorrete alla pesca della fortuna! Buongiorno, Peppa! Buongiorno, signor Toro! Lo sa che ha la faccia tutta verde? Infatti sono una mela! Non le piacerebbe tentare la pesca fortunata? Perché no? Che cosa devo fare? Solo tirare fuori un premio dal barile! Qui vincono tutti! Il signor Toro ha vinto una bambola! Posso provare anch'io? La signora Gatto ha vinto una scavatrice. Non volete scambiarli? No, grazie tante. Ma al signor Toro e alla signora Gatto piacciono i premi che hanno pescato. Un grosso lupo apparirà, grida forte ha. Ecco l'area picnic! Scendere dalla barca! Molte grazie, nonno coniglio! Papà Pig sta ancora aspettando di attraversare il fiume. Buongiorno, signor Pig! Ecco la famiglia Lupo. Come mai da queste parti? Siamo venuti per un picnic. Volete unirvi a noi? Sì, ci piacerebbe, signor Pig! Ah, vedo altri passeggeri! Prima le donne e i piccoli, prego! No, fermi! Siamo al completo, signori! Li porto dall'altra parte e torno subito! Ciao, a dopo! Dai, dai, rema, dai, lungo il fiume vai! Se un grosso lupo apparirà, grida forte ha! Ciao, Peppa! Ciao, ciao, Wendy! Facciamo il picnic con voi! Che bello! Ma non vedo Papà Pig! È dall'altra parte! Col signor Lupo! Comincio ad avere un certo appetito! Niente paura, c'è cibo in abbondanza! Tutti a bordo! No, fermo, signor Lupo! Non c'è posto per lei, mi dispiace! Peccato! Mi è venuta un'idea! Lei aspetti qui, nonno coniglio! Noi andiamo dall'altra parte! Perfetto! Ho bisogno di un po' di riposo!
Il signor Lupo e il signor Pig attraversano insieme il fiume. Io sono sempre più affamato. Evviva! Siamo arrivati! Finalmente, papino! Dove hai messo il cestino? Oh, Nonno Coniglio sta aspettando con il cestino. Ho dimenticato il cestino. Niente cibo, niente picnic, papà Pig. Ha proprio ragione. E io che cosa faccio, Nonno Coniglio? Mi dispiace, non c'è posto, papà Pig. Torno subito a riprenderla.